Natale è già arrivato a Serra Ungarina. Per il quinto anno consecutivo, il terzo weekend di novembre, ha ospitato i mercatini, una festa per tutti, con grandi e piccini in allegria, a respirare il clima natalizio. Nel bellissimo borgo antico, con tanto di scalinata medievale, si sono apprezzati i prodotti tipici e le tante idee regalo nelle bancarelle. Si sono ammirate le sculture di ghiaccio di Francesco Falasconi, il concerto natalizio di Valentina Baldelli, gli zampognari del Montefeltro, il giro con gli asinelli per i vicoli organizzato dall'Avis di Serra Ungarina, la passeggiata degli elfi, il coro natalizio della scuola primaria, la mostra fotografica e l'arte nelle mani, argilla e pasta. Un'atmosfera magica e ricca di colori, in una parola, unica. Il 17 novembre ricorre la giornata mondiale del nato prematuro e il viola, colore insolito a Natale, ne è il simbolo. 60 paesi europei hanno aderito. Per la provincia di Pesaro Urbino l'unico comune è proprio Colli al Metauro. Siamo un'associazione di genitori e figli, promuoviamo le attività tra genitori e figli e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto l'onere e l'onore di organizzare la quinta edizione del mercatino di Natale di Serra Ungarina. Quest'anno per la prima volta ci siamo cimentati in una manifestazione del genere, solitamente abbiamo sempre fatto cose più piccole, però speriamo di essere riusciti a ricreare un pochino gli spazi dei mercatini tipici di Natale. Li abbiamo arricchiti con la presenza dei nostri piccoli elfi che hanno da sempre caratterizzato questo mercatino in collaborazione con le altre associazioni. Quanti bambini sono coinvolti e quali le attività che svolgono? Allora, i nostri laboratori coinvolgono tanti bambini, quest'anno sono circa una quarantina, ovviamente attività che svolgono insieme ai loro genitori, quindi cerchiamo di coinvolgere un po' le famiglie. E siamo riusciti a inserirli in questa splendida cornice del paese di Serra Ungarina per in qualche modo caratterizzarlo rispetto a tutti gli altri mercatini. Nonostante qualche ora di maltempo, la gente è accorsa ugualmente numerosa e la magia del Natale si sente. Si sente e noi fortunatamente siamo i primi a dare questa energia del Natale, a portarla, anche perché ecco, sfortunatamente quest'anno non siamo stati assistiti dal bel tempo, però in ogni modo cerchiamo di mettercela tutta per riuscire in qualche modo a colmare la lacuna del tempo. Le bancarelle sono numerose, la cornice del paese di Serra Ungarina, come ho detto, è splendida, gli addobbi speriamo siano all'altezza perché come ci hanno detto tutti, siamo stati veramente in gamba quest'anno nell'organizzare il paese e quindi in qualche modo abbiamo messo a punto una macchina organizzativa non da poco, anche grazie alla collaborazione di tutti gli sponsor, delle istituzioni, del corpo dei vigili urbani e di tutte le associazioni di Serra Ungarina. Oltretutto ci hanno dato una grossa mano anche i paesani di Serra Ungarina che diciamo sono stati ben lieti di ospitarci in questo splendido paese. Guido Mariani, scultore ceramista originario di Faenza, per la quinta volta ai mercatini di Natale, che cosa espone, che cosa propone? Ma dunque, io sono venuto qui per un caso piuttosto fortunato e pieno d'orgoglio per me, perché fui invitato a fare una mostra ad Urbino, nella Casa Museo di Raffaello, e il cambio, diciamo così, il favore di ricambio doveva essere un corso fatto per bambini qui a Serra Ungarina. Tutto questo nasceva dall'idea del dottor Boiani di Fano, che era stato direttore del Museo di Faenza per 30 anni. Io capito qui e capisco che qui è un ambiente un po' particolare, molto particolare, con delle situazioni favorevolissime dove diciamo così le persone, l'educazione e la voglia di fare forse non hanno eguali, almeno quando io sono stato qui ho potuto appurare questo. Qui in questa stanza abbiamo l'esito finale di un progetto che è nato con i bambini, che poi sono diventati ragazzini perché nel frattempo sono passati 5 anni. L'esito finale è stata la vera e propria applicazione della ceramica in un edificio, cosa che non succede in nessuna parte d'Italia, che si offre dei bambini un'occasione del genere. Lì c'è il progetto al muro dove sono stati messi in evidenza i simboli del territorio, partendo dal fiume Metauro ai trionfi della Perangelica, delle olive e dell'Ua, con tanto di scritte sulla battaglia e quindi voglio dire è stata una cosa piuttosto complessa e molto molto gradevole e piacevole.
piacevole perché gratificante. Si è conclusa una cosa, si è concluso un progetto. In Italia non capita sempre concludere dei progetti, capita se era un garino perché evidentemente c'è un clima favorevole, anche se oggi piove. E quindi tutto l'insieme della manifestazione che è qui in questo edificio riguarda un progetto di base che sono le mani in pasta. Allora, mano in pasta è diventata mano in argilla, mano in pasta, come dicevo, perché le paste, quelle buone da mangiare, sono un'arte, come le mani in argilla diventano un'arte. Mano in acquarello perché c'è una mostra che è sempre stata piuttosto seguita, di un corso che viene fatto dal maestro Fiorucci di Pesaro. Marco Bargnesi, prosindaco di Serrungarina, i mercatini di Natale crescono per valorizzare il territorio e i prodotti locali. Certo, questa è la quinta edizione, è stata finora crescendo, quest'anno purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte fino in fondo, comunque dai, non demordiamo e andiamo avanti. Quest'anno è stato gestito da una nuova associazione che si chiama Genitori e Figli Fuori Classe, che con maestria, veramente direi con un grande applauso e ringraziamento, è riuscita a mettere in piedi questo mercatino. Volevo fare un ringraziamento particolare a Enrico De Marchi, un ragazzo che ha speso anima e corpo per questa manifestazione, passando notti insonni per cercare di portare a compimento quest'opera. Insomma, grazie a tutti veramente di cuore. L'amministrazione comunale comunque è a fianco di queste associazioni che cercano di valorizzare in tutti i modi il territorio di questi splendidi borghi che sono purtroppo adesso, dopo diciamo, lo scivolamento a valle, sono poco abitati, però cerchiamo di non lasciarli morire e facciamo di tutto e faremo di tutto perché ogni iniziativa sia un qualcosa che riporti vita in questi borghi. I ringraziamenti vanno anche ai volontari, agli espositori e agli sponsor. Certamente, certamente ai volontari, a tutti gli espositori, a tutti quelli che hanno lavorato, che hanno cooperato alla riuscita di questa manifestazione. Un grazie di cuore a tutti. Tantissimi gli stand gastronomici e non solo, e anche un autobus che porta i cittadini direttamente ai mercatini. Esatto, due bus navetta che da Tavernelle della zona Bocciodromo diciamo portano la gente su nel borgo, così evitando di intasare qui la strada, e quindi direi tutto sommato a parte il tempo è andato tutto per il verso giusto e speriamo che sia sempre in un crescendo migliore. Chiara Della Felice, vicepresidente dell'associazione Genitori e Figli, com'è andata questa esperienza con i tantissimi bambini vestiti da elfo che hai intorno a te? Certo, loro animano come sempre il mercatino di Serrungarina da ormai qualche anno, anche 3 anni mi pare. Noi siamo un'associazione nata da poco e alla sera ci vediamo, quindi nel dopo cena diciamo, e facciamo dei lavoretti perché niente, abbiamo fatto una piccola bancarella dove tutti gli oggettini ricavati, con il ricavato degli oggettini che abbiamo costruito, andrà buona parte per delle attrezzature scolastiche dove loro vanno a scuola, ossia la scuola elementare di Tavernelle. E niente, tutto qua, ci divertiamo, balliamo, scherziamo, ridiamo e poi cosa mangiamo a fine progetto? Patatine o panino con la Nutella, ovviamente per premiarli di tutto il lavoro che hanno svolto, perché... E niente, adesso faremo un ballettino giusto per divertirci un pochino e animare questo mercatino di Serrungarina. Bocca al lupo. Crepi, ciao! Ciao!
Mm-hmm.